Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Buongiorno telespettatori e ben ritrovati con la prima edizione del nostro telegiornale. In apertura alla cronaca, un uomo di circa 40 anni è stato ucciso la scorsa notte in un appartamento di via del Borgo San Pietro in pieno centro a Bologna. Ci sarebbe già un fermo, si tratta di un trentenne di origini italiane. Ci racconta tutto Maria Elena Mele. La lite e poi l'accoltellamento che ha ferito mortalmente un quarantenne tunisino. Il delitto è avvenuto in un appartamento al settimo piano di via del Borgo San Pietro 136 a Bologna. La polizia è intervenuta sul posto, ha già fermato con l'accusa di omicidio un italiano di circa 30 anni. A chiamare le forze dell'ordine sono stati i vicini che hanno sentito le urla. Stanotte, su mezzanotte alla mezza, ho sentito delle urla tremende tra due persone che io ho percepito come giovani, un maschio e una femmina. Devo però dire che queste urla erano già parecchi mesi che avvenivano, ma io le avevo interpretate come una lite di coppia, perché partivano a mezzanotte, litigavano, colpi e sbatti, ma poi cessavano. Stanotte evidentemente è successo qualcosa di diverso, stavo appunto chiamando la polizia quando ho visto che è arrivata. Ha sentito del gran caos? Sì, sì, quello senz'altro. Ma si è spaventata? Sono spaventata, lo sono ancora adesso, per quello che è accaduto. Non lo immaginavo mai. Lei non lo immaginava? No, non lo immaginavo, perché conosco la madre, che è una mamma che ha solo quel figlio lì. Sicuramente l'avrà protetto in qualche maniera. Sul posto è arrivato immediatamente anche il custode del palazzo. È un condomino dicendo che c'erano dei urli così, e sono intervenuto. Come sono arrivato ho trovato questa scena. È arrivato questo ascensore che si è aperto con questa persona ferita, con un'altra ragazza che soccorreva, diciamo, che mi diceva chiama l'ambulanza così, e noi stavamo già chiamando. E come ci siamo girati c'era già la polizia, quindi dopo ci abbiamo fatto posto a loro e la polizia. La casa è stata posta sotto sequestro dall'autorità giudiziaria. Tra la porta e l'ascensore sono ancora visibili macchie e strisce di sangue. L'omicidio infatti potrebbe essere avvenuto proprio nell'ascensore. Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è che il delitto sarebbe maturato in un contesto legato alla droga. Poi alle 4:30 di mattina la polizia è venuta in casa mia, perché certamente è andata nel terrazzo che è adiacente a loro, evidentemente mi ha subito detto cerchiamo se qualcuno da là ha buttato qualcosa che adesso interpreto come sacchi di droga o qualcosa di simile nel mio appartamento. Con le pile hanno cercato, hanno visto che non c'era alcunché. Dopodiché sono salutati, sono andati via, poi dopo tutto il resto l'ho imparato, ho imparato adesso che ci sarebbe una persona che ha perso la vita. Incidente mortale ieri a Granarolo, comune alle porte di Bologna. Una signora di 75 anni, albanese, è stata investita da un'auto mentre camminava lungo la pista ciclabile ed è stata poi sbalzata fra i cespugli. Gli agenti della polizia locale che sono intervenuti hanno fatto i rilievi, ma non hanno visto il corpo della donna, che è rimasto lì per diverse ore. A trovarlo sono stati i familiari che la cercavano senza esito, e poi la macabra scoperta. Ancora Mele. E tutte le mattine esce per fare un giro, una passeggiata che gli ha raccomandato il dottore, e fa questa strada qua tutte le mattine, e poi dopo torna a prendere le medicine. Mia nipote, che dormiva con lei a casa,
verso le 9 si è accorto che lei non è rientrata, allora si è preoccupata, ha chiamato tutti noi perché siamo qua tutti i figli. A parlare è Artan, uno dei 7 figli di Salieh Josenellai, la 75enne albanese vittima di un investimento stradale avvenuto mercoledì 24 maggio alle 7 circa del mattino in via San Donato, a pochi metri dalla rotonda del Fiorfiore all'ingresso del comune di Granarolo. A trovare il corpo della donna è stato proprio lui, diverse ore dopo l'incidente. Erano venuti, non so, la polizia, avevano preso questa macchina lì e mia mamma era morta lì da stamattina. Abbiamo chiamato i carabinieri, chiamato gli ospedali, deve staccare 24 ore per prendere la denuncia, ma questa persona è malata, deve prendere le medicine, non sappiamo dove trovare. Abbiamo sentito che c'è un incidente, è stato un incidente, per telefono abbiamo chiamato. Da una prima ricostruzione sembra che la donna stesse camminando lungo la pista ciclabile quando è stata investita da un'auto condotta da un 56enne del posto. A seguito dell'impatto la 75enne è stata sbalzata oltre i cespugli presenti lungo la pista ciclabile. Sul posto si sono recati i sanitari del 118 che hanno soccorso l'automobilista e trasportato all'ospedale di Budrio in stato confusionale quando la polizia locale è intervenuta per i rilievi dell'incidente. Proprio per l'evidente stato di shock dell'automobilista non sono riusciti a raccogliere la sua deposizione. Eravamo al lavoro, nessuno sapeva niente, il telefono suonava però non rispondeva a mia mamma. Abbiamo sentito che c'è un incidente, è stato un incidente, per telefono abbiamo chiamato, un incidente lì nel posto, no, ma lì non c'è stato nessuno perché all'infuori della macchina non c'è stato nessuno. Allora io dico io, viene la polizia, vede tutto il posto e non controlla che una persona è morta da stamattina fino adesso è ancora lì. Solo nel tardo pomeriggio Artan ha ripercorso il tragitto che la mamma era solita fare tutte le mattine e l'ha trovata tra i cespugli priva di vita. Cosa devo dire? Poverina, è venuto qua per stare con i figli, per una vita, per darci una mano e poi muore lì come un cane, nessuno gli dà un aiuto, niente. Ed ora apriamo la pagina dedicata all'alluvione. Permarrà anche nella giornata di domani su tutta l'area bolognese l'allerta rossa per criticità idrogeologica. Nel pomeriggio di oggi visiteranno i territori colpiti dall'emergenza la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, accompagnata dalla Premier Giorgia Meloni. Le due faranno tappa prima all'aeroporto di Bologna e poi faranno un volo su tutta la zona. Tra queste non c'è soltanto la Romagna ma anche l'Appennino flagellato dalle frane. Sono infatti più di 40 quelle nel territorio del comune di Monghidoro, sull'Appennino bolognese dove le comunicazioni continuano a restare purtroppo molto difficili anche a distanza di giorni. Alessia Salvatori è andata a vedere come stanno andando le cose nel post alluvione e ha raccolto alcune testimonianze, alcune storie. Sentiamole. Siamo a Cadel Tosco, una borgata di Monghidoro, con noi il sindaco di Monghidoro, Barbara Panzacchi. Una situazione molto difficile, sindaco, in via di ripristino, ma sarà molto lenta, perché comunque il tempo deve essere clemente innanzitutto e comunque i lavori saranno tanti su diversi fronti. Assolutamente sì, veramente questa penso sia la cosa peggiore che potesse capitare. A Monghidoro c'era stato anche il terremoto anni fa, ma una devastazione come questa volta, ma anche le persone anziane, novantenni, mi hanno detto che non hanno mai visto capitare un evento calamitoso di queste proporzioni, che per Monghidoro significa 45 strade franate. Circa la metà proprio non più percorribili dalle persone in tutte le frazioni del comune e altre parzialmente percorribili che stiamo cercando di tenere su proprio con un filo, cioè tutti i giorni andiamo a lavorarci per riuscire a cercare di mantenere dei collegamenti tra le borgate delle varie frazioni per non intercludere le persone. Siamo stati costretti ad evacuare fino a 45 persone, anzi 47, adesso fortunatamente il numero si è ridotto a 31. Monica, voi avevate trovato casa qui a Monghidoro, vi eravate trasferiti da una settimana e poi è successo quello che è successo.
Sì, esatto, è stato emotivamente forte l'arrivo e fortunatamente noi stiamo bene, la casa adesso sta bene. Siete fiduciosi di riuscire a sistemare tutto così come eravamo una settimana fa? Partendo dal lato morale siamo un po' feriti da questa cosa perché ci ha scioccato indubbiamente, quindi ci vorrà un po' di tempo per riemarginare anche la ferita morale di quel che è successo, sia per il disagio di rimanere fuori casa subito così, ma anche perché appunto vedere il territorio attorno alla casa così devastato è brutto. Matteo, la sua abitazione è davvero sull'orlo del precipizio, siamo in una zona di Monghidoro, una tra le più colpite. Sì, esattamente, infatti come vedete praticamente l'acqua si è aperto un varco nella vegetazione del bosco ed è arrivata praticamente a 2 metri dalla casa. E cos'altro dire? Non lo so. Lei riesce ancora comunque a poter rimanere nella sua abitazione? Questa è una parte della casa che ha, come dire, abbandonato, però riesce ancora a rimanere qui? Sì, io perché con tutti i sacrifici che ho fatto, praticamente sì, io rimango, è mio rischio e pericolo, però sì. Alessia ha raccolto le storie di persone, noi vi raccontiamo in questo contesto, sempre nello stesso contesto, anche una storia a lieto fine che coinvolge dei gattini e si tratta del salvataggio di 40 gattini scampati a morte certa se non fosse stato per l'intervento tempestivo di alcune squadre dei Vigili del Fuoco. Allertati da una serie di segnalazioni proprio ieri, intorno alle ore 15:30 a Medicina, alcune squadre sono intervenute per sottrarre dall'acqua che li stava sommergendo circa 40 gatti nella zona di un gattile. Le operazioni condotte con squadre di terra e il nucleo sommozzatori di Bologna hanno consentito il recupero di tutti i felini che sono stati portati in salvo e rifocillati, dunque stanno tutti bene. Giorni di super lavoro anche per il gruppo ERA di Bologna che si sta impegnando per liberare le strade nel più breve tempo possibile, smaltire i rifiuti, soprattutto gli ingombranti, elettrodomestici e mobili danneggiati irrimediabilmente dall'acqua. Facciamo il punto. Più di 1000 operatori in strada ed oltre 250 mezzi tra idrovore, autospurghi, motopompe e camion per la raccolta dei rifiuti. È la task force messa in campo in questi giorni post-alluvione dal gruppo ERA in prima linea per supportare le amministrazioni comunali, la protezione civile, i vigili del fuoco, con l'obiettivo di riavviare i servizi e ridurre al minimo i disagi per le comunità locali. Sul fronte dei servizi idrici, gas ed energia elettrica si è creata una situazione inedita e in continua evoluzione. Molte frane impediscono di raggiungere i contatori danneggiati in Appennino e sono in corso anche i lavori per ripristinare gli impianti, in primo luogo quelli idrici che hanno subito allagamenti. Allo stato attuale stiamo quasi recuperando tutti i servizi. Sono rimasti circa 1.000-1.500 utenze senza acqua corrente, ma ripeto, servite con soluzioni alternative, alcuni ambiti ancora senza corrente elettrica perché purtroppo le condizioni degli impianti sono ancora sott'acqua, quindi non ci sono le condizioni di sicurezza per riattivarle, ma siamo convinti che nel breve tempo riusciremo ad attivare anche queste. Per concentrarci poi in maniera molto massiva in quello che abbiamo già iniziato in maniera molto solerte, ovvero la pulizia delle strade dai rifiuti. I servizi ambientali sono inoltre già in campo per far fronte all'eccezionale quantità di mobili, elettrodomestici e materiali danneggiati dall'acqua che devono essere smaltiti in fretta. ERA, in accordo con i comuni e la protezione civile, ha attivato sin dalla prima ondata di maltempo dei primi di maggio un servizio straordinario di raccolta rifiuti casa per casa. La stima approssimativa è quella di raccogliere nei territori colpiti dall'emergenza oltre 100.000 tonnellate di rifiuti, una quantità che normalmente nelle stesse aree ERA raccoglie in 10 mesi.
Parliamo di un importo e di un quantitativo di rifiuti molto importante, più di 100.000 tonnellate di rifiuti che corrispondono a un volume pari a un palazzo di 25 piani su una superficie di un campo da calcio. Quindi vi rendete conto che è una montagna, quella della raccolta e poi dopo del trattamento, molto, molto alta che va gestita e che la gestiremo nel più breve tempo possibile. Una raccomandazione è quella di, se possibile, chiediamo ai cittadini di separare bombole di gas, batterie al litio, materiali che possono essere esplosivi e quindi anche per una questione di sicurezza. Ed ora parliamo di sanità. È stata inaugurata all'ospedale di Bazzano la prima clinica oculistica virtuale dell'azienda USL di Bologna. Fa parte di un progetto complessivo da 1 milione di euro per la realizzazione di 4 cliniche virtuali distribuite sul nostro territorio. Massimo Ricci. La medicina virtuale prende casa a Bazzano, comune di Valsamoggia, area metropolitana di Bologna. Grazie all'acquisizione di apparecchiature tecnologicamente avanzate e di sofisticati software, i cittadini potranno eseguire diagnosi e assistenza in strutture sanitarie più vicine a casa e ricevere la telerefertazione dopo la valutazione dei medici dell'ospedale maggiore. È la nuova clinica oculistica virtuale che ha sede a Bazzano, Valsamoggia, nel bolognese. Si tratta di un ulteriore passo avanti nello sviluppo della telemedicina. Questo nuovo servizio per tutta la parte oculistica potrà fare la maggior parte dei controlli qui ed essere refertati all'ospedale maggiore. Prima di questa esperienza il cittadino doveva andare all'ospedale maggiore per fare questi accertamenti. Noi abbiamo una dimensione di oltre 120.000 prestazioni oculistiche l'anno, la maggior parte di queste potrebbero essere eseguite sul territorio in vicinanza. Questa esperienza, la Virtual Clinic dell'ospedale di Bazzano, dove concentriamo un investimento importante di quasi 1 milione di euro, è l'apripista di una serie di esperienze che diffonderemo sul territorio per garantire la prossimità in questi servizi. Progetto molto interessante per la gestione dei pazienti cronici, dei pazienti anziani che possono essere gestiti in termini di diagnostica e di visite in prossimità, diciamo, dei loro siti di residenza. Diciamo, la valorizzazione del concetto di rete tra ospedale centrale e ospedali SPOC periferici, appunto in funzione di gestire tutta la patologia cronica e tutta la patologia post-acuta di pazienti gestiti diciamo negli hub. Da un lato mette al centro le persone, i cittadini, che troveranno nel proprio territorio le strumentazioni digitali con le quali operare non solo degli esami diagnostici ma anche dei follow-up come se fossero presenti nei grandi hub. Questa clinica oculistica virtuale qui nell'ospedale di Bazzano, Valsamoggia, è sostanzialmente collegata continuamente con l'hub del maggiore. E poi è importante perché sperimentiamo appunto queste nuove tecnologie che oggi sono indispensabili per diciamo così, migliorare ulteriormente quelli che sono i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie. E per chiudere parliamo di sport, il basket. La Fortitudo vola in semifinale dei playoff di A2 grazie ad una vittoria in casa contro Cento per 69-68 in gara 4, successo importantissimo nella stagione bianco-blu che troverà appunto Cremona proprio nel prossimo turno, ci informa Luca Pinkerle. Semifinale F in extremis, sono gli ultimissimi secondi ad alta tensione a regalare il pass per il prossimo turno alla Fortitudo nei playoff, che tira un sospiro di sollievo sulla tripla sbagliata da Tomassini. Urlo di gioia collettivo di un palazzo che ha ritrovato entusiasmo e speranza. 69-68, basta dunque un punticino in più alla F per avere ragione di 100, battendola per la terza volta di fila dopo essere passato sotto in gara 1 nella serie. Siamo molto contenti,
C'è da essere contenti sia perché sarà semifinale contro Cremona, sia perché la gara si era messa su dei bei binari per Cento, che nel primo tempo ha lavorato tanto per arginare Banks e Aradori, sfruttando poi le triple di Marks in serata brillante da tre punti, 21 di questi segnati prima dell'intervallo. Dopo il più 10 nel punteggio, però, la F si fa sentire reagendo con le due spallate che decideranno la gara. Sulla sirena del terzo quarto, Fantinelli sgancia la tripla del sorpasso, poi a 14 secondi dalla fine della partita è Nazareno Italiano, altalenante per tutta la gara, a decidere il punteggio con una penetrazione chiusa con un gancio mancino. Gran canestro e grande soddisfazione che si converte poi in estasi bianco-blu quando Marks sceglie Tommasini per l'ultima tripla. Non va, Cento esce a testa alta, passa la F che in attesa di Cremona trova anche il tempo per farsi una birra ghiacciata per festeggiare. E con il basket si chiude la prima edizione del nostro telegiornale. Grazie a tutti per averci seguito. Vi auguro naturalmente un buon proseguimento di giornata. L'informazione torna stasera alle 19:20. ETV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it, costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata, i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente. www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda.